Siamo partiti oggi per la quinta tappa del Giro E da Montalbano Ionico, un posto incredibile, veramente vale la pena visitarlo. Questa mattina siamo partiti a mezzogiorno con il sole ma anche con un forte vento che ha dato un po' il filo da torcere per i concorrenti lungo il percorso durante le due prove di regolarità, qualche salita impegnativa ma non troppo, e poi allo sprint lungo il percorso. Siamo comunque arrivati tutti al traguardo qui di Matera, sempre accompagnati dal vento, a volte a favore, a volte no, ma sotto l'arco d'arrivo tutti erano molto contenti di questa tappa.